Nella rete girano delle leggende su alcuni giochi che sono considerati maledetti per via di alcuni eventi capitati in coincidenza con l'esperienza videoludica. Riuscire a giocarli oggi risulta quasi impossibile, ma forse questo è un bene. Negli anni 80, a Portland, apparve dal nulla nei bar e nelle sale giochi un gioco dalla grafica incredibile per l'epoca, chiamato Polybius. Il gioco era pieno di effetti grafici strani e ipnotici che causavano strane sensazioni e malessere alle persone, come forti mal di testa, insonnie e amnesie, portando alcuni di loro a tentare addirittura il suicidio. Periodicamente, due individui in giacca e cravatta andavano nelle sale giochi e nei bar per recuperare dei dati all'interno del cabinato. Presto si sparsero delle voci su questi individui, pensando fossero della CIA o di qualche ente governativo, e che il gioco fosse una sorta di esperimento sociale, o addirittura che tutto ciò facesse parte di un progetto denominato MKUltra, dove si studiava come manipolare la mente delle persone. Da un giorno all'altro, il gioco svanì senza lasciare traccia, fino a quando qualche anno fa, il vecchio proprietario di una sala giochi trovò in soffitta una scheda madre. L'uomo trasferì immediatamente la ROM sul PC e rese il gioco scaricabile gratuitamente, ottenendo milioni di download in pochissimi giorni, che portarono a scoprire verità molto inquietanti, come una categoria denominata funzioni speciali, che dopo essere stata sbloccata con un codice reperibile in alcuni forum segreti, permetteva di accedere alla sezione del controllo mentale, dove si poteva impostare la quantità di intermittenze in base a quello che si voleva generare sui giocatori. Nei primissimi anni 80 venne prodotto un gioco chiamato Berserk, dove il giocatore doveva impersonare un omino stilizzato, intento a sparare dei mostri senza testa. Lo scopo del gioco era uccidere il mostro finale, chiamato Evil Eight. Questo gioco divenne molto famoso a causa di alcune morti che si credevano collegate al gioco stesso. Nel 1981, un ragazzo di 19 anni che ci giocò per tutto il giorno fece un incredibile record, ma la sera stessa morì di infarto. Nel 1982, un altro ragazzo morì di infarto dopo aver battuto il record dell'anno precedente. Casualità o no, il gioco è stato ritenuto maledetto e tolto immediatamente dal mercato. Nel 2010, un ragazzo comprò da un venditore ambulante una cartuccia per Nintendo 64 che conteneva un gioco chiamato Zelda The Majora's Mask. Questa cartuccia, però, era completamente bianca e riportava solo la scritta Majora fatta con un pennarello. Il ragazzo, arrivato a casa, volle provare questa cartuccia e una volta accesa la console, partì il gioco. All'interno di esso si trovava già un salvataggio, chiamato Ben, ma il ragazzo lo cancellò e iniziò una nuova partita. Il gioco però presentava particolari bug e glitch, come strani movimenti autonomi del personaggio che ignorava i comandi inviati dal joypad e dialoghi alquanto insensati. Il giorno seguente, quando il ragazzo riprovò il gioco, trovò due salvataggi al posto del suo, denominati Ben e Drowned, che insieme significano Ben annegato. Il ragazzo dunque andò a cercare il venditore per chiedere informazioni, ma non lo trovò e a quanto pare nessuno lo conosceva o lo aveva mai visto. Solo diverso tempo dopo venne a conoscenza del fatto che nella sua casa molti anni prima aveva vissuto un'altra famiglia che la vendette per trasferirsi quando il figlio Ben morì affogato in piscina. Nel 1989, la Carvina, una software house russa, creò il gioco Kill Switch, di genere survival horror a scorrimento orizzontale, il cui scopo era quello di sconfiggere dei demoni intrappolati in una miniera di carbone. All'inizio di ogni nuova partita, il giocatore poteva decidere se interpretare una ragazza di nome Porto oppure un demone invisibile di nome Ghast, e una volta completato, il gioco si cancellava autonomamente dal computer. Di questo vennero rilasciate pochissime copie, rendendolo introvabile per chiunque,
E infatti qualche anno fa, un ragazzo giapponese che riuscì ad acquistare una copia fisica su eBay sborsò l'incredibile cifra di $80,000 per aggiudicarselo e successivamente decise di registrare una partita e pubblicarla su YouTube. Quando però i fan del ragazzo andarono a vedere il filmato, videro solo la schermata di avvio del computer e lo youtuber che piangeva dall'inizio alla fine del video. Miss Fortune è considerato come uno dei giochi più inquietanti in circolazione e nonostante venga associato alla Nintendo, questa ha dichiarato più volte di non averlo mai registrato ufficialmente. Il gioco ruota attorno a un ragazzo apparentemente normale che incontra una malevola entità in un edificio gotico e il primo dialogo che compare parlandoci riporta questo testo. Se il giocatore deciderà di accettare la sfida, verrà immediatamente teletrasportato in una serie di labirinti composti da stanze contenenti porte aperte e bloccate, chiavi e diverse trappole. L'obiettivo del gioco è sopravvivere a questi labirinti, raggiungendo le scale per il livello successivo, risolvendo puzzle ed enigmi. Il contenuto dei testi presenti nel gioco diventa più inquietante man mano si prosegue con i livelli. Se il giocatore sbaglierà, lo schermo diventerà nero e successivamente apparirà un'immagine dell'entità con al di sotto di essa questa scritta. La caratteristica per cui questo gioco è famoso è il fatto che la maggior parte delle persone che lo giocarono cominciarono a soffrire di depressione e sono diversi i casi in cui questa depressione si trasformò in suicidio. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Nel frattempo, fate i bravi.